e come diciamo sempre, siccome per chi emette titoli gli interessi sono un costo, ha interesse che se comunque è solvibile, se uno dice siccome comunque il tuo capitale lo vai a riprendere, chiaramente gli interessi che ti do sono pochi, perché questo è il passaggio, quindi direi veramente. Ecco, mi lasci dire una cosa, che rispetto all'anno scorso, questa è una cosa importante, in questo periodo dove sembrava che tutto andasse bene anche per il mercato obbligazionario, le opportunità di titoli di fare rendimento, non di fare rendimento con dei titoli di qualità alta erano molto basse, noi parlavamo di rendimenti attesi del 2-2,5%. Oggi, alla luce di questo, diciamo, grande rialzo dei tassi e diciamo movimento che c'è stato nel segmento delle obbligazioni, i rendimenti che noi vediamo sono sicuramente molto più interessanti e anche in alcuni casi anche il doppio rispetto a quelli che vedevamo nello stesso periodo dell'anno scorso, chiaramente a condizione che nulla cambi, però la logica che voglio, il messaggio che voglio mandare è che oggi ci sono opportunità che forse non molti vedono anche in titoli obbligazionari di qualità alta. Quindi a questo punto, allora, ipotesi rialzo dei tassi, ci stiamo sistemando un po' con l'economia, almeno nei paesi in cui c'è un rialzo dei tassi? Guardi, rialzo dei tassi, che come lei mi insegna non è il tapering, quindi non è la fine dell'acquisto di titoli, no, ma vuol diciamo dire che l'effettivo rialzo dei tassi è legato a un elemento essenziale, che è il rialzo dell'inflazione. La signora Yellen, che ha preso il posto di Bernanke e che il suo mestiere lo sa fare molto bene, sa benissimo che in assenza di una ripresa di elementi inflattivi e che dicevo prima legata soprattutto all'aumento dei salari, quindi aumento della capacità d'acquisto, ebbene in assenza di questo sarà molto difficile che ci possano essere rialzi dei tassi obbligazionari. Ecco perché a noi piace molto stare sulla parte breve della curva, quindi con scadenze tra i 3, 4, 5 anni al massimo, perché è quella più ancorata, diciamo, al movimento dei tassi, all'eventuale rialzo dei tassi, dove noi non crediamo, almeno non crediamo per un periodo abbastanza prolungato, proprio perché in assenza di inflazione non c'è nessun motivo perché la signora Yellen debba andare ad alzare i tassi. Quindi ecco, ci teniamo poi pronti tra qualche anno a vedere un po' cosa succede senza esserci legato a investimenti troppo lunghi, poi magari difficilmente smobilizzabili nel qual caso ci sia un rialzo. Ecco. Esattamente. Assolutamente. Adesso ecco, non so, questa è una, faccio una divagazione, esco un secondino, non so se ha visto il film Wolf di Wall Street, non... Purtroppo, guardi, ho cercato di convincere mia moglie da portarmici questo weekend, ha vinto lei, quindi non sono riuscito ad andare. Il prossimo weekend però prometto che ci andrò assolutamente. Allora, ecco, l'ho sentito raccontare, per cui magari qualcosa posso. No, ecco, adesso io nel senso sono riuscito a portare mia moglie, che in effetti adesso poi mi farà pagare il prezzo a San Valentino, per cui vabbè, insomma, capita. Devo dire, ecco, che rispetto a quello che è vero che noi con la nostra sigla su Wall Street, anche noi non è che siamo proprio così nella massima dell'etica, però devo dire, ecco, che ecco, adesso non l'ha visto, però ecco, forse ecco, rispetto a Wolf, io sono andato anch'io a vederlo perché ero un po' curioso, probabilmente chi fa questo mestiere, lo dico brutalmente, ecco, mi prendo io tutte le formalità, non è che pippa coca dal mattino alla sera e anche poi nelle feste e vive solo con la coca, perché probabilmente per lavare in pinco e riuscire ad avere certi risultati ci vuole una però fare una battuta di cui credo assolutamente molto, si può fare grosso sia sempre stato uno dei grandi fautori. Beh, Pinco ha aperto il suo ufficio di New York credo non più di una decina d'anni fa e è famosa per essere conosciuta come The Beach, perché noi siamo a Newport Beach, che è in California, sì, che proprio si oppone a The Street, che è Wall Street. E quindi in qualche maniera quello che lei dice, oggi devo dire che le compliance, le regole hanno molto disciplinato quel mercato, tant'è vero che Wolf, lei sa, si riferisce a un periodo che credo fosse fine anni 80, primi anni 90. Sì, perché c'era ancora un po' di titoli spazzatura. Già, esatto, era quell'epoca lì. Però sicuramente Pinco si è fatto sempre un po' il suo vanto di essere una società californiana dove diciamo il contesto è molto diverso e io ricordo molto bene quando entrai in Pinco e conobbi insieme appunto alla mia moglie l'altro fondatore che adesso si è ritirato di Pinco, rivolgendosi a mia moglie gli disse: signora, lei ha fatto una grande scelta entrando in Pinco, e credo che in questo sia un po' la filosofia dell'azienda. No, ecco, in effetti ecco, sono andato, cioè, no, adesso se poi bisogna vedere ragazze carine poco vestite, per amor di Dio, non ho qui di fianco mia moglie, ecco, non sono bigotto, però che io debba vedere che uno che fa un mestiere così, più che pippare coca e calarsi paste non è capace di fare,
cioè, mi sembra un po' eccessivo. Ecco, questo è un piccolo spot contro, casomai Scorsese. Credo che quel mondo sia finito, credo sinceramente che quel mondo che sia finito, per quanto riguarda Pinco, non è mai neanche iniziato. Ecco, meno male, ecco, diciamola. L'ultima parola, quella lasciamo, che l'abbiamo preso un po' più di tempo, forse quello che era in preventivo. Mi corregga se sbaglio, mi sembra che non avete una rete distributiva diretta. No, noi ci avvaliamo di partner molto selezionati, di grande qualità, sono i nostri distributori, sono delle reti di promotori finanziari o di private banker. Private banker, per chi non lo sa, sono quei, diciamo, quei consulenti che hanno clientela con un taglio di un certo tipo, come esatto, capacità di risparmio. Ecco, lavorano nelle banche, per cui sono, diciamo, dei dipendenti di banca, mentre i promotori finanziari sono legati a un rapporto di agenzia esclusivo con una rete di promozione che normalmente è una banca, quindi questa è un po' la differenza. Però la cosa importante è che sono entrambi soggetti innanzitutto regolati e quindi vigilati dalle autorità, e soprattutto sono dei professionisti che conoscono bene il loro mestiere e che, proprio se di qualità e con qualche anno di esperienza, normalmente perché hanno saputo fare bene e quindi hanno dei clienti che sono fidelizzati, come si dice. Questo vuol dire, ecco, che se io a questo punto promotore, cioè Pinco, non ho rete distributiva diretta, vuol dire che chi distribuisce il mio prodotto vuol dire che sa che comunque ha una certa valenza, perché se no mi distribuisco quello che ho in casa o distribuisco quello di altri. Assolutamente sì. Per cui direi, assolutamente sì. Io direi, ecco, che quello che erano, ecco, gli appunti che avevamo preso e che ci sembrava, ecco, giusto avere la possibilità, ecco, di poterne parlare, ecco, con il responsabile Pinco Italia, giusto? Benissimo. Con il responsabile, direi, ecco, che è stata una bellissima lezione per i nostri radioascoltatori, perché in effetti alcuni messaggi anche di quelle che possono essere, ecco, delle opzioni di investimento. Chiaramente, ecco, sempre con quel discorso di asset allocation e capire in effetti dove vogliamo collocare, quali sono i nostri obiettivi di investimento, però comunque alcune, diciamo, idee concrete sono arrivate. Ecco, chiaramente, ecco, aziende che hanno questo patrimonio chiaramente hanno anche una conoscenza, come diceva prima, ecco, dottor Gandolfi, chiaro che c'è una struttura dietro che ti permette di fare analisi un po' più approfondite rispetto magari a quello che può essere il nostro fai da te, leggendo, ok, va bene, i quotidiani fondamentali, sopra la radio c'è un giornale, per cui va bene leggere i quotidiani, però magari, ecco, su certe cose affidiamoci anche a qualcuno un po' più competente, ecco. E che abbia esperienza. Allora, quindi, ecco, per chi ci ascolta, che lavora nel settore, ecco, della consulenza o dei private bank, domani a Pavia c'è questa tappa, quindi con la presentazione, o altrimenti poi, ecco, se andate sul sito, cercate Pinco Italia. Assolutamente, ci si può registrare. Noi ricordo che l'accesso è appunto previa registrazione nel sito, perché appunto è dedicato a investitori, diciamo, qualificati, ecco. Quindi soprattutto, come dicevo prima, consulenti finanziari o promotori o operatori di banca, e quindi per chi fosse interessato vada sul sito www.pinco.italy.com e troverà appunto tutti i dettagli e potrà ancora iscriversi per partecipare a questo nostro evento. Io direi grazie mille veramente per questa panoramica e questi, diciamo, chiamiamoli consigli, ecco, che ci ha dato, e una risentirci più avanti, vedere un po', ecco, quando poi cambierà qualcosa eventualmente, ecco, un'altra telefonata ci sta. Grazie a lei. Arrivederci, grazie, buona giornata, salve, grazie.